svolta venerdì scorso presso il centro storico di Agropoli la manifestazione di protesta pacifica organizzata da alcuni cittadini per rivendicare lo spazio pubblico conteso da privati cittadini e l'ente comunale. Canti, balli e uno striscione che riporta la frase «Questo belvedere è solo pubblico» per far capire ai cittadini, ma soprattutto ai turisti, che in quello spazio si può accedere perché è solo pubblico. Ah, Eleonora, sei soddisfatta della presenza dei cittadini di Agropoli a questa manifestazione pacifica? Sono soddisfatta soprattutto perché sono venuti dei ragazzi che hanno sancito l'importanza del bene pubblico su quello privato. La nostra manifestazione non aveva nessun interesse né di essere politica né di essere contro qualcuno in particolare. Il nostro impegno era quello di dimostrare che il bene pubblico va al di sopra di ogni altra cosa. Come dimostra questo striscione, questo belvedere che molto spesso molte persone sono convinti che sia privato, è pubblico e così deve rimanere. Non vogliamo quindi che ci siano vasi davanti, cancelli che ostacolano l'ingresso ed è importante che i cittadini quando avvengano queste cose siano presenti perché molto spesso il pubblico sta fagocitando quello che è il privato sta fagocitando quello che è pubblico. Quindi sì, sono contenta, lasceremo qui questo manifesto con la speranza che nessuno lo tolga e che sia ben accolta dalla cittadinanza. Chiaramente ci aspettiamo il prima possibile che il sindaco venga a ripristinare con le panchine e a mettere il nome a questa piazzetta in modo da concludere questa scellerata situazione. Allora io innanzitutto volevo ringraziare Eleonora Zaccaria che mi ha seguito e ha voluto darmi una mano, è arrivata in supporto a tutte le operazioni che sono state fatte precedentemente e lei ha voluto che questa cosa diventasse proprio in modo plateale, pubblica a tutti, ha convocato quella manifestazione che è stata tenuta stasera, che in realtà era solo una presa di possesso della cittadinanza, della piazza, quindi accesso libero. Abbiamo posizionato una panchina, l'abbiamo spostata, quindi ci abbiamo rimesso in questa piazzetta una panchina. Prima ce n'erano tre che sono scomparse. Io ho lanciato sui social una richiesta per sapere che fine hanno fatto le panchine che erano qui, che erano quelle storiche, a fusione storica, quindi fusione antica, che erano indicate per il centro storico. Ho anche chiesto all'ufficio manutenzione, nel momento in cui saranno acquistate le panchine, di acquistare tre panchine di quella, con quelle indicazioni, con quel tipo di fusione, per riposizionarle dove erano. Però poi ho saputo che c'era un progetto da parte dell'amministrazione di riqualificare questa piazzetta con un design particolare, per cui pare che sia tutto pronto e la cosa non sia andata ancora in porto per le limitazioni, per questa circolazione del Covid, del virus, che impedisce anche la posa di una panchina, perché la panchina viene considerata una sorta di possibilità di associare le persone, quindi non riesce a far mantenere le distanze necessarie. Dunque io sono contento della manifestazione di stasera e credo che questa cosa andrà avanti fin quando il sindaco non verrà ad inaugurare ufficialmente la piazza con la fascia. Noi non ci fermeremo, non abbiamo timore delle iniziative e delle notizie false che vengono pubblicate sulla stampa locale. Noi non crediamo ai falsi condomini. Quindi noi crediamo solo che questa piazza è una piazza pubblica e ne siamo consapevoli e vogliamo difenderla fino in fondo. Per cui chiunque tenterà di rimettere ostacoli per non far accedere le persone, noi spontaneamente, poiché si tratta di un'area pubblica, faremo lo spazio da soli, quindi sposteremo tutto da soli. Anche i tavoli che sono qui devono sparire, questa non può essere una piazza dedicata ad un'abitazione privata. Se qualcuno vuole occupare il suolo pubblico fa domanda al comune, c'è l'ufficio commercio e lo può fare liberamente, nessuno glielo impedisce. La legge lo prevede, per cui se ha diritto gli deve essere concesso, però deve pagare l'occupazione del suolo pubblico. A fare da eco alle parole di Eliseo De Lipaoli e di Eleonora Zaccaria, promotori della manifestazione, anche diversi ragazzi della neo associazione agropolese Altro Spazio.
Per noi questa è soprattutto una battaglia civica, in quanto crediamo fermamente che in un mondo in cui tutto sta diventando sempre più privato, quel po' che ci resta di pubblico deve rimanere pubblico. E quindi noi abbiamo subito accolto questa iniziativa, perché dobbiamo batterci tutti, e quindi per noi resta e sarà sempre una battaglia civica, perché noi vogliamo fermamente che qualsiasi luogo che sia della comunità resti della comunità. Infatti non è giusto che 3 o 4 persone, una famiglia, pensi di poter utilizzare a scopo privato questo spazio, quando in realtà questo spazio è di 23.000 e più persone.